La prima sconfitta del campionato. È in 10 contro 11, quindi ancora 11 non siamo state sconfitte. Allora, la prima sconfitta del campionato è stata però appunto una partita segnata dall'espulsione di Laura, quindi che partita è stata in generale? No, è stata una buona partita fino al 34esimo, quando appunto è stata espulsa Laura. E fino a lì avevamo avuto noi occasioni da gol con Valentina Giacinti, con Manuela Giuliano, quindi io non, insomma, non mi posso lamentare, perché siamo venute qua, siamo venute a fare la nostra partita, stavamo giocando bene. Poi è chiaro che 10 contro 11 contro la Fiorentina, contro una squadra come la Fiorentina, non ce la puoi fare. Anche se poi sul 10 contro 11 comunque abbiamo avuto un'altra occasione da gol non concretizzata, e poi insomma c'è stato l'errore sfortunato da parte di Maglia, che comunque ha fatto, il nostro portiere, che comunque ha fatto una grande partita, e quello ha un po' tagliato le gambe a tutti. Esatto, ha fatto degli errori ma anche delle buone parate, perché già dopo il primo minuto ha salvato il risultato. No, assolutamente, Maglia, infatti a Maglia c'è soltanto da dire che l'errore del portiere purtroppo è quello che inficia di più, è quello più determinante, ma insomma questo non toglie la prestazione che comunque in generale lei ha fatto. Ha giocato molto bene, ha fatto delle uscite molto sicure, insomma dando anche sicurezza alla squadra. Insomma, un errore ci sta. Quanto pesa questa sconfitta sul piano psicologico? Beh, no, perché insomma, per come è maturata, secondo me, ecco, quello che io sto dicendo, cioè l'hanno percepito anche loro. Poi insomma, anche malgrado una in meno, malgrado messo la difesa a tre, abbiamo comunque continuato a giocare, per cui cioè, infatti oggi io alle ragazze ho detto: il campionato è ancora lungo, abbiamo perso una battaglia, ma insomma, credete comunque ancora nello scudetto? L'obiettivo resta sempre lo stesso? Sicuramente il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, cioè noi siamo un po' le outsider di questo campionato. Anche oggi abbiamo, secondo me, ci siamo espresse bene, soprattutto quando eravamo in 11, però insomma noi continuiamo per la nostra strada. Questo non deve rovinare nulla, cioè noi continuiamo ad affrontare le gare partita dopo partita, le vogliamo vincere, per cui vedremo poi alla fine dove arriveremo. C'è la sosta e dopo si riprende con una doppia sosta per le nazionali, si riprende con una doppia sfida campionato Coppa Italia col Sassuolo, quindi un periodo intenso. Bisognerà vedere come ritorneranno dagli impegni della nazionale, che sono sempre due partite importanti di preparazione. Noi ovviamente siamo tifosi della nazionale italiana, certo in questo momento del campionato speriamo che non ci tornino troppo stanche, speriamo di non avere infortuni, e speriamo di reclutare le energie mentali e di andare oltre questa partita, insomma. È sembrato comunque, in questa scusate, io preferisco, ecco, perdere contro la Fiorentina che lasciare punti per strada con squadre inferiori alla nostra. È sembrato questo Milan a tratti troppo egoista con il proprio gioco. A volte sembrava un lancio lungo verso le due attaccanti, che erano abbastanza isolate a tratti, invece di giocare più la palla. Però eravamo anche 11 contro 10, cioè 10 contro 11, per cui questo sicuramente ha condizionato. Poi la partita l'avevamo preparata in un altro modo, l'avevamo preparata con tre attaccanti, non con due. Poi ti manca una giocatrice, è chiaro che dai regali più spazio alle avversarie, cioè è normale. Comunque la cura per portare a casa 3 punti la prossima partita qual è? No, beh, cura non c'è. Intanto dire alle giocatrici che comunque, ma se ne sono rese conto anche loro, fino a quando non è stata espulsa Laura. Vedi, poi il problema è che questa è un'espulsione ingiusta, che poi anche lei dovrà perdere, dovrà saltare una partita, e nemmeno questo ha senso per me, perché è stato un errore dell'arbitro, così come ci può stare un errore del nostro portiere, un errore mio, un errore di una giocatrice. Però insomma questo è grave, perché questo ci impedirà anche di avere Fusetti in campo la prossima. Grazie. Va bene?